Ciao bambini, oggi andiamo a vedere il concetto di frazioni complementari giocando un po' con la musica. Noi abbiamo visto in matematica che due frazioni si dicono complementari quando sommate formano l'intero. Prendendo in considerazione questa prima frazione, 3 quarti, noi sappiamo che 3, che è il numeratore, cioè il numero al di sopra della linea di frazione, indica le parti che io devo considerare e che quindi vado a colorare, e 4 sono le parti totali che formano l'intero. La frazione complementare a 3 quarti sarà la parte che non abbiamo colorato, quindi 1, 4, 1 quarto. 3 quarti più 1 quarto, sommiamo solo i numeratori, fa 4 quarti. Stesso discorso vale per questa frazione, 2 quarti. Prendo in considerazione due parti su 4, altre due parti mi mancano per formare l'intero. Abbiamo visto che in musica le figure, oltre ad avere un nome ed un'altezza, hanno anche una durata. Questa durata si esprime con delle frazioni. Per comodità avevamo colorato la semibreve in rosso e la semibreve sappiamo che vale 4 quarti, la minima in arancione e vale 2 quarti, la semiminima in giallo e vale 1 quarto e la croma in verde e vale 1 ottavo. Se noi disegniamo il nostro caro pentagramma, che è formato da 5 linee, 1, 2, 3, 4, 5 e 4 spazi, 1, 2, 3, 4, possiamo giocare con le frazioni complementari. La prima cosa che faremo è disegneremo la chiave di violino. Vi ricordate che la chiave di violino si disegna a partire dal secondo rigo. Disegniamo la chiave di violino e utilizziamo all'inizio del pentagramma una unità di misura, per esempio 4 quarti. Scrivendo 4 quarti all'inizio del pentagramma, noi sappiamo che all'interno di ogni battuta o misura, vuole dire la stessa cosa, dobbiamo arrivare a questo intero, 4 quarti. Quindi 4 quarti qui, 4 quarti qui, 4 quarti qui e 4 quarti qui. Per far questo io posso operare velocemente utilizzando direttamente l'intero, che è 4 quarti, quindi se scrivo soltanto una semibreve avrò già raggiunto l'intero e quindi raggiunto la misura. Se invece utilizzerò figure più piccole dell'intero, dovrò andare a giocare con le frazioni complementari. Per esempio, se io prendo in considerazione una minima che vale 2 quarti e la scriviamo nella seconda battuta, per comodità scriviamo sotto il suo valore, sappiamo che per aggiungere 4 quarti dobbiamo prendere altri 2 quarti, aggiungere altri 2 quarti e quindi possiamo utilizzare o un'altra minima oppure per esempio due semiminime. Due quarti più due quarti forma l'intero. Oppure, se prendiamo in considerazione la semiminima nella battuta successiva, sappiamo che vale un quarto, dobbiamo raggiungere altri tre quarti. Quindi lo possiamo fare scrivendo per esempio un'altra semiminima che vale un quarto. Un quarto più un quarto fa due quarti, ci mancano ancora due quarti e possiamo riprendere una minima. Se potete esercitarvi a casa nel disegnare un pentagramma, ricordatevi, sono 5 linee e 4 spazi, e creare un'unità di misura a piacere all'inizio del pentagramma e giocare con i valori delle figure musicali. Un saluto a tutti dal vostro maestro Giovanni.